voi siete elemento di sprono, perché noi d'altronde lavoriamo per voi, noi non lavoriamo per noi stessi, noi lavoriamo sostanzialmente e soprattutto per i giovani, che siete la fonte da cui noi dobbiamo attingere per poter andare avanti, perché voi un domani sarete qua al posto nostro. E allora per far sì che questo momento storico, che ovviamente sta veramente passando delle grandissime difficoltà sotto quelli che sono i valori sociali, economici e quant'altro, ecco, noi dobbiamo lasciarvi un futuro migliore di quello che noi in questo momento stiamo il futuro migliore di quello che noi attualmente stiamo vivendo. Che cosa si festeggia il 4 novembre? Il 4 novembre è la festa delle forze armate. Per forze armate non si intendono solamente i carabinieri, l'esercito, la marina, l'aeronautica, ma si intendono tutti quanti quei corpi di polizia, ma anche civili, quindi anche come ad esempio la protezione civile, la capitaneria di porto, tutti quanti quelle amministrazioni, enti dello Stato che portano una divisa e che lavorano per garantirvi un paese civile e garantire quelle che sono le libere istituzioni. Ma il 4 novembre non è solo una festa, il 4 novembre deve essere anche un momento di commemorazione, un momento di ricordo, un momento dove noi ci soffermiamo un attimino e pensiamo a quelle persone che ci hanno preceduto e che purtroppo hanno lasciato la vita per garantire oggi quello che voi avete. Voi pensate, forse voi ragazzi pensate che tutto ciò che avete è normale, il fatto che voi riuscite ad andare a scuola, il fatto che voi avete una sanità pubblica, il fatto che voi avete strade, avete tantissime cose, ma tutto ciò che voi oggi avete, che noi oggi abbiamo, lo dobbiamo a chi ci ha preceduto, a chi ha lasciato in tempo di pace e di guerra la propria vita per garantire quelle che sono le libere istituzioni, cioè un paese democratico, un paese che consente delle elezioni civili, un'espressione di voto, un paese che consente quelle che sono e vi garantisce quelle che sono le cose più banali, che per voi sono le cose più banali, ma che invece, credetemi, sono di un'importanza veramente profonda. Allora noi oggi quando noi andremo a deporre la corona al Monumento dei Caduti, non è solamente un gesto simbolico, così, fino a se stesso, ma ha un significato molto più profondo, ed è quello di voler rendere onore, commemorare, di voler ringraziare chi ci ha preceduto, garantendoci oggi di essere qui presenti e di usufruire, diciamo tra virgolette, tutto ciò che per noi oggi è banale, ma che credetemi, tanti anni fa, forse 50-60 anni fa, tutto ciò non era così scontato.